Ciao ragazze e ciao ragazzi, video dei prodotti di make-up utilizzati in questo periodo. Come ho detto nel video precedente, mi sono ritrovata a dover recensire troppi prodotti, quindi sto cercando di dividerli in categoria. Questo è il video dei prodotti di make-up. Come sempre, giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi sto per recensire e se c'è qualche link di qualche prodotto che ho già recensito ma che vi potrò nominare durante il video, sempre giù nell'info box trovate il link video recensione dedicato. Mi sento un po' impappinata perché era troppo che non accendevo la videocamera, quindi ho un attimo di difficoltà. Primo prodotto di cui voglio parlare è questa matita per sopracciglia della Kiko, si chiama Precision Eyebrow Pencil in italiano, matita per sopracciglia con pettine separatore. Sono 55 grammi, la matita in origine era abbastanza lunga, ovviamente ormai la sto utilizzando da un po'. Io ho preso la colorazione 02, che era quella non troppo calda, più chiara, perché comunque le mie sopracciglia non sono grigiastre, ma hanno comunque del rossiccio all'interno e non mi piacciono le matite che me le rendano troppo grigie, quindi troppo finte. All'interno troviamo la matita con mina da un lato e pettinino dall'altro, più il suo tempera matita, perché la matita è molto piccolina e quindi non si riuscirebbe a temperare con i soliti tempera matita da matita trucco, quindi danno anche il tempera matito. Come vi dicevo, la matita è piccolina come mina. Allora, non so se si riesce a vedere, questo è il colore della matita sgocciato, questa è la sua punta e di qua abbiamo il suo pettinino che ha i dentini molto larghi rispetto ai soliti pettini per sopracciglia, però sono molto compatti e aiutano a pettinare e a sfumare bene la matita. Questa matita mi dura tutto il santo giorno, anche con i 46.000 gradi che abbiamo in questo periodo. Riesco a sistemare la parte davanti, mi mancano troppe ciglia in questo periodo, appena arriva l'autunno devo fare una cura sia per capelli che per ciglia che per unghie, sono 2 o 3 anni che non lo faccio e ora ne sento veramente l'esigenza. Quindi ho pochissime ciglia qua, ho diversi buchi sotto la parte più alta del sopracciglio e ho perso anche molti peletti qui e a me piace il sopracciglio che allunga molto, quindi riesco a colorare, a sistemare i buchetti, a tirare il mio sopracciglio, vado poi a sfumare il tratto perché ovviamente con una mina così sottile il tratto è molto fasullo e non mi piace, invece col suo pettinino riesco a sistemarla e sfumata di modo tale che si amalgami bene con le mie sopracciglia e l'effetto è naturale, il colore è molto simile alle mie sopracciglia, è leggermente più chiaro così non mi incupisce, dura tutta la giornata. Io questa mattina mi sono truccata mi sono svegliata alle 5 e un quarto, alle 6 meno un quarto mi sono truccata, ok, ora la luce è pessima, però io prima di fare il video ho ritoccato solo il mascara e ho messo lucida labbra e un pochino, vabbè, il colore sulla palpebra, proprio le sopracciglia non le ho toccate, non so se si vede, sono qui, forse avrei dovuto ritoccarle, comunque. Quindi è una, e ora sono le 10 e 12 minuti, quindi pensate un po' quanto dura questa matita, mi sta piacendo tantissimo, veramente un buon acquisto, costicchia un pochino però è veramente buono. Secondo prodotto di make up per questo video è la matita labbra della Idea Bellezza, la matita si chiama Nude Rose, è un colore rosa non troppo freddo, simile al mio colore di labbra, forse è più freddo rispetto al mio colore di labbra ma non più di tanto. Io ho messo proprio lo swatch nel punto più brutto della mia mano. Comunque questo è lo swatch e questa è la mina. È una matita molto morbida e
bella da utilizzare sia ovviamente come contorno, come base. Mi piace anche come rossetto su tutte le labbra, fa un bellissimo effetto, non troppo finto, che non va a combattere troppo con i miei colori. Anche se l'effetto è un bello opaco, leggermente satinato. Allora, riesce a far resistere bene sia i rossetti che i luci da labbra se usata come base, come contorno con i rossetti un po' glossy non mi fa impazzire, così come non mi fa impazzire con i luci da labbra, ma ovviamente con un rossetto un po' più secco, ovviamente qualsiasi tipo di matita farebbe reggere il rossetto. Però è molto bella come base, poi su applicarci qualsiasi tipo di colore, perché aiuta, fa un effetto base che prolunga l'effetto, la durata di qualsiasi rossetto, e quindi è perfetta. Poi mi piace anche come matita, così da mettere in velocità su tutte le labbra per avere un effetto nude molto carino. Penultimo prodotto per questo video e anche per questa sera, perché tra un po' devo scendere, è questo correttore della Bottega Verde, correttore stilo illuminante antiocchiai con vitamina E, estratto di vaniglia. Un correttore liquido dalla duplice funzionalità coprente e illuminante, stendere sull'occhiaia e imperfezioni prima di procedere con l'applicazione del fondotinta per un effetto naturale, applicare dopo il fondotinta per creare punti luce. È un prodotto da... non si sa da quanti milligrammi è, non riesco a trovare l'informazione. Come colorazione ho scelto il beige natural, mi sembrava quello che avesse il sottotono a più pesca, adatto alle mie occhiaie. L'altro era troppo scuro e marroncino e non mi piaceva, e poi ce n'era, se non sbaglio, un altro che era troppo rosa e non avrebbe combattuto perfettamente le mie occhiaie. Si presenta così con il suo pennellino, nel giro di due applicazioni, due volte che lo manipolavo si è tolta tutta la scrittina, perché aveva tutte le scrittine carine. Comunque, di qua si gira, si esce il prodotto, lo faccio un po' di più se non vedete niente. Eccolo qua, questo qua è il suo pennellino, questo qua è il correttore, come dicevo è un po' pescato rosa, abbastanza chiaro, non è pesante, si sfuma bene, ecco qua. Non entra nelle pieghe, io di solito faccio diversi puntini e poi vado a sfumare con le dita, perché questi pennellini trascinano il prodotto più che sfumarlo, quindi non mi fa impazzire. Riesco a coprire le mie occhiaie, che non sono profondissime, però si vedono su una pelle chiara, e dura poi tutto il tempo che ho il prodotto sul viso, sia poche ore per una sera oppure l'intera giornata se faccio il trucco perfetto per l'intera giornata, quindi mi piace molto come durata. Non mi piace come effetto illuminante, perché almeno sul mio tono di viso non illumina, anzi sopra il correttore, sopra al fondotinta mi fa il pastone, quindi non mi piace e ovviamente non lo utilizzo. Poi l'effetto illuminante su di me non lo fa, quindi evito di sprecare prodotto. È facile da utilizzare anche come ritocchino, perché la sua texture molto leggera non fa effetto pastone, quindi non si accumula sul viso, quindi si evita questo effetto pesantone, quindi mi sta piacendo molto. Con Sticchia, ma spesso e volentieri lo si trova in offerta, quindi ancora meglio. Ultimo prodotto per questo video e per questa sera è l'eye primer di Mesauda, si chiama Perfect Eye Liquid Base Primer Levigante per Ombretto da 12 ml. Ha il contenitore così a sputino, di per sé si presenta in un color beige, che però quando si sfuma
diventa praticamente trasparente, molto leggero, effettivamente molto liftante, si vanno un po' a correggere anche le piccole rughine di espressione. Come primer ho qualche dubbio e perplessità, non mi fa durare l'intensità dell'ombretto più rispetto a un correttore semplice, quindi non mi piace sotto questo punto di vista. Nel giro di 4-5 ore va a finire nella piega, quindi annaccia. Per enfatizzare il colore dell'ombretto sopra all'eyeliner, devo andare a mettere, così come facevo con l'eyeliner di Debbie, anche l'ombretto o una matita colorata. Quindi non mi piace questa cosa. Io volevo un prodotto che applicassi sull'occhio, andasse a mettere i vari ombretti e a me ne me ne dovevo dimenticare almeno per 8 ore, gli orari, non so, per andare in ufficio, per scendere, qualsiasi cosa, 8 ore minimo. No, non ci siamo. Ora mi devo sbolognare 12 ml di eye primer. Fortunatamente mi sto truccando molto con gli ombretti, quindi spero di finirlo prima rispetto a quanto ci ho messo per finire quello di Debbie, che ogni volta lo prendevano una botta in fronte. Quindi non mi è piaciuto. Costicchia anche, l'ho pagato 8 euro, quindi sono ancora più incazzata. A breve avrò il matrimonio di mio cugino, non sono riuscita neanche a fare le prove trucco, quindi devo incrociare le dita che con questo e con una matita o un eyeliner sotto come base colorata, almeno non rischio di farmi fare brutti scherzi. Con questa recensione di questo prodotto stasera finisco qua, io vi mando un bacio, ci vediamo nel prossimo video che dovrebbe essere sui prodotti per capelli. Ho uno shampoo e una maschera. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!